quindi. Allora, in collegamento con noi abbiamo Fabio Verrelli D'Amico, 37enne chef, nonché mio caro amico d'infanzia, vincitore della Stella Michelin Materia Prima Osteria Contemporanea Pontina. Ciao Fabio! Ciao! Ciao a tutti! Ciao Manu! Che bello che sei! Bello. Manu, lui mi chiama Manu, sapete perché? Chi è cresciuto con me mi chiama Manu, mi chiama Emanuele. Invece io lo chiamo Lellino. Fratello mio, che bello! Quanti complimenti! Madonna! Ti facciamo noi! Un'emozione grande! No, l'emozione è la mia. Siamo cresciuti veramente insieme. Le nostre famiglie sono amiche veramente fraterne, se vogliamo usare questo termine, da quando noi eravamo piccolini. E tu hai fatto un'escalation nel mondo della cucina incredibile negli ultimi più o meno quant'è? 8 anni? 7 anni più o meno? Sette anni. Sì, il locale è aperto da 7 anni. E abbiamo scelto di collocarci a Pontina perché era il paese da cui veniamo, da cui siamo nati, da cui ci sentivamo rappresentati. La nostra cittadina. Volevamo dare un po' lustro all'agropontino, a questa terra che qui secondo noi ha un grandissimo potenziale. E hai fatto benissimo, così hai aperto appunto Materia Prima, Osteria Contemporanea, e poi piano piano pensavi di arrivare dopo 7 anni a prendere una stella Michelin? Cioè, raccontaci un po' percorso, com'è stato. L'idea iniziale assolutamente no. La consapevolezza viene anno dopo anno, quando cerchi di fare sempre meglio e cerchi di fare le cose in modo sempre più curato. Ti rendevi conto che il tuo progetto prendeva forme nuove, forme sempre più evolute, e piano piano era la cosa che ci veniva più naturale, quella di proseguire verso quella strada che era per noi l'unica percorribile per fare un progetto in provincia. Certo. L'altissima qualità da portare a tavola. Cosa contraddistingue i tuoi piatti? Per chi magari ancora non è venuto, anzi, con questa occasione poi convinciamo anche tutti quelli che ancora non ti conoscono a venirti a trovare. C'è una particolarità che magari ti hanno riconosciuto i tuoi clienti? Guarda Manu, la nostra idea nasce proprio dal nome, no? Materia Prima, perché prima di portare un piatto a tavola noi facciamo una grande ricerca sui prodotti, sulle materie, sulle cose che selezioniamo ogni giorno sulle nostre terre, sui nostri luoghi di appartenenza. E una volta recuperato bene eccellenze, prodotti unici che non sono replicabili da nessun'altra parte, cerchiamo di mettere un po' di quello che è il nostro estro, il nostro istinto, il nostro approccio all'alimento, e cerchiamo di raccontare attraverso i piatti, attraverso i percorsi di degustazione che facciamo, quello che è la terra che ci appartiene. Questo è quello che io cerco sempre di spiegare alle persone. Davvero complimenti! E poi è arrivato un momento in cui come funziona quando entri appunto nel ranking della stella Michelin? Ti chiama qualcuno, ti mandano una mail, cosa è successo? Raccontaci un po'. Certo che durante i vari anni hai diverse visite da parte di ispettori della Michelin, che loro ogni anno danno delle valutazioni. E anche quest'anno abbiamo avuto diverse visite. Stai tenendo il telefono, mi sa con la mano copri il suono perché non ti sentiamo bene. L'audio, ti sentiamo un po'. Okay. Aspetta, ok. Ecco, adesso sì. Meglio? Sì, adesso sì. Ok, scusate. No, vai tranquillo. E niente, quindi vengono a visitare il ristorante durante l'anno in diverse occasioni. Sì. Nell'ultimo anno c'erano state diverse visite che noi avevamo percepito e quindi avevamo un po' il sentore delle aspettative, ma comunque un sentore c'era. Sì. Il discorso è che poi hanno fatto una sorpresa proprio l'ultimo giorno utile per la comunicazione. Ci è arrivata una telefonata anonima la mattina di venerdì. Dai, che alle 11. Una di quelle cose che si dicono sempre: la telefonata ti cambia la vita. Beh, un po' è successo. E poi sei stato convocato dove ci sono state le premiazioni. Ho visto uno spezzone di video dove sei andato. Sì, poi la premiazione in Franciacorta, sarà la sede per la Michelin nei prossimi anche 2 anni. E lì veni fatto proprio una giornata dedicata completamente al mondo della guida. Diciamo per farti capire un po' quello che è l'importanza poi di rappresentare quella guida nel mondo. E quel giorno viene assegnata la stella al ristorante, che poi dovrà essere riconfermata ogni anno
da parte degli ispettori. Ah, quindi non è che poi stai tranquillo, poi te la devi sudare ogni anno. No? Certo. Giusto, bella questa cosa. Lo sapevi, lei? Lori, tu che sei no, questo volevo dire, tu che sei appassionata di, come me, di cibo, di ristorante, a parte che appena possiamo mi farebbe piacere portare il mio staff e la mia famiglia di Radio Roma da te a trovarti, quindi Lori che è una veramente mia sorella dovrà dovrei venire. Sono celiaca, te lo dico subito. Ecco, domanda fondamentale: perché celiaco? Ma la faccia era non c'è problema. No, guarda, non c'è problema. Lo sapevo. Non c'è problema. C'è problema. Ci penso io. Hai fatto mangiare? No, per noi, anzi, è un banco di prova importante. Bene, bene. Stimolo ulteriore per fare cose interessanti. Beh, che bella risposta. Bravo. E allora ti porterò anche Lori. Vediamo la, vediamo la schermata che è stata bellissima, emozionante. Materia prima, vediamo se la riusciamo a mettere anche sul nostro sito radioroma.it quando sei stato premiato. Eccola qua, materia prima, Fabio Verrelli d'Amico, e Pontinia. Poi, tu dimmi. Conosci un po' le nostre zone, sai prova ad immaginare cosa voglia dire un paese piccolo. Tantissimo. Quella, la cosa bellissima è stata un po'. La prima stella Michelin ha un ristorante di Pontinia, perché io mi ricordo Simone Nardoni, che tra l'altro salutiamo, però l'ha presa a Terracina, giusto? A Terracina. Lui è sempre di di Pontinia, come noi, diciamo, però. Sì, sì, comunque di qua. L'ha presa. Anzi, però lui è stato veramente anche un apripista, no? Sì. Anzi, salutiamo e facciamo tanti complimenti a Simone. Comunque bravo. È difficilissimo, sì, prendere stelle è Michelin è difficilissimo, sì. Anche perché oggi sono tanti, sì, poi tanti, come tanti. Dicevo prima, in un anno molto particolare, un anno in cui in tutto il Lazio è stato un solo po'... lui, bravo, la nuova stella Michelin in tutto il Lazio sei solo tu, giusto? Confermi? Quella bravo. Nuova, quella nuova. Sì, sì. E gli sì, le altri ne sono state tolte. Dimmi. Ne sono state tolte due a Roma, una e sì, lo sapevo. Hanno aggiunto solo la nostra. Pensa che lo sapevo. Bravo, bravo. No, perché sono stata in un ristorante stellato e mi avevano detto che gli è stata tolta una stella. Stata detto una stella. Ne avevano due. No, volevo fare anche complimenti al ristorante Il Pagliaccio, che ha ricevuto, se non sbaglio, una menzione o comunque una stella Michelin per il servizio, ovvero un premio speciale, giusto? Mi confermi? Sì. Il Pagliaccio a Roma. Assolutamente. Che loro hanno due stelle Michelin e quindi salutiamo anche Il Pagliaccio hanno a Roma. Due stelle, ma hanno una sala, un sommelier tra i migliori d'Italia. Bene. Fabio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a venirti a trovare a Pontinia, materia prima. Ricordiamo l'indirizzo esatto dove si trova il tuo ristorante. Via Sardegna 8, Piazza Kennedy, che è la piazza centrale adiacente al comune, e Pontinia, provincia di Latina. Materia prima, osteria contemporanea dello chef Fabio Verrelli d'Amico. Io grazie. Ci tengo a farlo insieme a te. Ci tengo a farlo insieme a te, a salutare la tua famiglia che, con cui io sono cresciuto, e fare una menzione speciale, anche se non c'è più, ma ci guarda dall'alto a tuo papà Dante, che sicuramente ti ha portato avanti in questo viaggio. E tu sai quanto io ci tengo. Scusa se l'ho detto, però tu sai, insomma, potevo permettermi di farlo. Posso permettermi di farlo perché lui ha cresciuto anche me ed è stato uno dei migliori amici di mio padre. Insomma, tu lo sai quanto siamo legati. Anche se ci vediamo poco, ti voglio bene, amico mio. E ti vengo a trovare presto, ti faccio una sorpresa insieme a Lori e a tutta sta banda di matti che siamo qui a Radio Roma. Ciao! Ciao Fabio, grazie ciao ancora! Fabio. Complimenti!